prestigioso critico cinematografico ha iniziato la sua recensione del film in cui si è impregnata troppa grazia di Gianni Zanasi dicendo Alba Rovaghi ride. Ride. Ma io rido spesso, ma poi nei film non ti vedo. No, come evidentemente insomma hai preso molti premi, ma in fondo questo è il primo premio che prendi per un personaggio lieve, ironico, divertente, per certi versi quasi comico, sfatando un po' appunto l'immagine dell'attrice seria, impegnata, drammatica. Ti ha fatto piacere questa cosa? Ricevere questo premio per questo film, dici? No, mi ha fatto piacere sia ricevere questo premio, sì, questo premio, sì, questo premio, insomma, che sia interpretare questo personaggio che appunto è un personaggio che aveva, mi dava la possibilità anche di ridere, comunque di andare a lavorare su altri toni, andare a indagare altri spazi della recitazione. Anche, devo dire che poi fare, questa è una commedia, poi non è proprio una commedia, è anche una commedia. Comunque non fare una commedia non vuol dire che sia, cioè, per me è quasi più difficile, nel senso che soprattutto in questo film dovevamo rendere credibile una situazione assurda e renderla credibile e leggera. E quindi insomma c'è stato un grande lavoro che abbiamo fatto con Gianni. Credo che insomma che Gianni sia riuscito sia a raccontare con leggerezza e poi però anche a far riflettere, perché poi è una storia che può avere molti piani di lettura e anche, non so, è un film che parla di ecologia senza essere esplicitamente un film ambientalista, è un film che racconta una storia d'amore tra due persone che si ameranno per sempre e si sono lasciate, senza essere un film esplicitamente romantico, racconta l'amore di questo personaggio Lucia per la propria terra, quindi è un film che riguarda le origini del personaggio e le racconta, insomma è un film a cui sono affezionata. Sono uno dei personaggi a cui ti senti più legata in fondo, no? Sì, uno dei, sì, uno dei. Ecco, la prima volta che hai letto questa sceneggiatura, immagino che insomma, non so se Gianni Zanasi ti ha raccontato verbalmente il film o ti ha messo in mano un soggetto, una sceneggiatura, che impressione hai avuto? Ci ha avuto un po' di paura a pensare di dover interpretare un personaggio che si scontra alla Madonna, perfino fisicamente. Allora sì, Gianni è arrivato da me, mi ricordo, insomma il film lo abbiamo, adesso non mi ricordo quanti mesi prima del film, ma un tempo lungo prima che poi iniziassero le riprese, e mi ha raccontato la sua idea. E da subito mi è sembrata un'idea pazza, e per questo qualcosa che sentivo vicino, perché comunque mi sembrava un azzardo interessante, cinematograficamente parlando, e successivamente mi ha dato un trattamento e poi una sceneggiatura alla quale ha lavorato poi molti altri mesi. E la cosa è che io non ho mai avuto paura, sicuramente c'era una grande incognita, come riusciremo a rendere tutto questo credibile, ma con il lavoro e anche con la presenza di Hadass Yaron, che è l'attrice che interpreta la Madonna, secondo me alla fine questo azzardo è un azzardo riuscito.